nulla, non è stato fatto nulla, è peggiorato, sinceramente, tra le buche, la sporcizia. È un po' un caos, è decisamente un caos. Dal primo municipio, il centro di Roma, alle periferie, la situazione resta critica su vari fronti, primo tra tutti la manutenzione e la segnaletica stradale. I fondi sono finiti, per impegnare quelli del 2017 bisogna attendere le gare d'appalto che devono ancora partire e dunque non ci sono le ditte a cui chiedere gli interventi, quasi impossibili, che si vedranno prima di giugno. La segnaletica stradale è pessima, molto spesso nascosta dagli alberi e dalle siepi, non potate. È molto pericoloso, per non parlare delle buche. E il pericolo non è avvertito solo da motociclisti e automobilisti, ma anche dai pedoni. Lei sta andando a piedi, com'è la situazione del marciapiedi? È brutta. È complicato col carrellino camminare? Beh, sì, ma soprattutto le buche è più pericoloso. Lasci stare che io ho tutte le malleole tirate perché con tutte le sorti che ho preso. Ai municipi arrivano poche briciole per la manutenzione ordinaria e la segnaletica che, guardate, è spesso vandalizzata o sbiadita e con difficoltà ripristinata. Ci dovevano essere delle strisce pedonali, no? Qua? Sì, un po' pericolose, certo, perché non c'è strisce. Qui siamo nel municipio secondo. La cifra destinata alla segnaletica stradale è di appena 67.000 euro, che secondo la mini giunta è del tutto insufficiente. Ma qui i problemi sono tanti. Questa villa è chiusa da 49 mesi, quindi oltre 4 anni. Speravamo che cambiasse qualcosa, avevamo ricevuto delle promesse in campagna elettorale direttamente dal sindaco Raggi sulla riapertura di questa villa entro i primi 100 giorni. Dopodiché non si è neanche più degnata di risponderci alle mail. Questa è una strada che porta direttamente alla stazione Tiburtina, scalo ormai di viaggiatori internazionali, eppure è chiusa da 2 anni, tanto che ora è addirittura oggetto di un'interrogazione parlamentare al ministro dei trasporti. Ci hanno dimenticato qua, perché anche poi è molto sporca, molto spesso ci sono anche, insomma, viandanti che dormono sotto i ponti. Cinecittà, qui buche e sporcizie arrivano fin sotto il municipio, dove il mini sindaco 5 Stelle ci spiega che però qualcosa è migliorato. Siamo in difficoltà, come è in difficoltà tutta Roma e tutta la nazione, però noi qua stiamo progettando degli interventi che vadano oltre l'emergenza. Ma forse non basta se i cittadini sembrano davvero rassegnati. Fa proprio schifo. Che cosa si aspettava in questi mesi che non è stato fatto? Beh, io non è che mi aspettavo che diventasse un paradiso, ma che almeno migliorassero le cose, queste qua sicuramente sì.